Ciao ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Ti do una stella. In questo video porteremo alla luce i più bei commenti sotto le applicazioni più famose degli store, dei telefonini, ed oggi approfondiremo l'applicazione Badoo, che è quel coso per gli incontri che poi si scrive. Il primo commento di oggi lo invia Ivan, che scrive: scusatemi, qualcuno è capace? Oggi ho fatto l'aggiornamento, non si apre come prima. Una stella su 5. Mentre un utente non definito scrive: ma volete rispondere? Mi sono rotto! Cazzo! 5 stelle su 5. Mentre Andrea ha un problema col tempo e scrive così: crasha ancora appena l'aprì, Lumia 820, una stella su 5. Mentre un utente molto inquadrato scrive: quando vi decidete a rimetterlo a posto? Dopo l'ultimo aggiornamento va il cesso, sono già 3 giorni, 5 stelle su 5. Ha problemi col bagno magari, non lo so. Mentre un altro utente non identificato, che però credo faccia l'elettricista, dice: va in corto ogni volta che provi ad aprirla, 3 stelle su 5. Se va in corto. Mentre Dimitri non si sa come ma scrive: continua ad aggiornare ma non si apre più, una stella su 5. Mentre un non ben identificato utente Google scrive: Badoo è proprio vero, è pieno di trans e ci sono anche escort mascherate e le donne sono tutte che se la tirano, non ti rispondono nemmeno, ti cercano solo rumene a caccia di soldi, non fidatevi di quelle che vi chiedono soldi per biglietti e poi bisogna sempre pagare per questo, per quello. Ora si sono inventati superpoteri e come se non bastasse è di una lentezza. Però 4 stelle su 5. Gli è garbato. Mentre Salvatore Angus si lamenta così: troppo invadente! Per ogni uno che ti guarda, ti manda i messaggi, una stella su 5. Se è troppo. Mentre Ivan Angeben scrive: Ypsilon, ciao gente, come va? Sono Ivan. 5 stelle su 5. Ma il commento che darà senso a questa puntata lo scrive Antonio De Montis, che scrive così: Anto, prima di tutto, prima dite che è gratis, poi mi fate l'abbonamento. A me non interessa essere il più selettivo. Per cortesia, annullate l'abbonamento e anziché dire che è gratis, ditelo prima che si paga. Chi sa dirmi come faccio a togliere l'abbonamento? Se no, mi rivolgo a chi di competenza, grazie. Gradirei una risposta, una stella su 5. Caro Antonio, grazie per aver lasciato involontariamente o volontariamente che sia questo commento. Questo era il commento più bello di questa fantastica e colorita puntata. Ci vediamo nella prossima puntata. Bacini, fatemi sapere con un commento se vi è piaciuto il filmato, se magari vi ha fatto schifo, se siete ancora a vomitare in un angolo pensando. Niente, fatemi sapere se vi è piaciuto con un commento o anche due, cioè non è che gli pagate. Iscrivetevi, mettete mi piace, condividetelo, insomma fate le solite cose che si fanno su YouTube. E mettete un più uno con G+, e ci vediamo la prossima puntata. Ciao ragazzi, bacini, ciao, bacini, bacini, ragazzi, bacini, ciao.